Diritto amministrativo, video lezione numero 34. Aggiornamento al decreto legislativo 70 del 2019 e alla legge 56 del 2019. Aggiornamento del 12 agosto 2019. Argomenti trattati in questa video lezione: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, il nucleo della concretezza e la prevenzione all'assenteismo. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia. Avverso le pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, come già sappiamo e affrontato nelle precedenti video lezioni, si propone appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il decreto legislativo 70 del 2019 ha stabilito che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, appunto, per la Regione Sicilia è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di cui uno con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa preposto alla sezione consultiva e l'altro assegnato alla sezione giurisdizionale. Il presidente aggiunto del Consiglio di Giustizia Amministrativa sostituisce il presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega. Ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle sezioni riunite o della sezione giurisdizionale. Al Consiglio di Giustizia Amministrativa sono altresì assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato. Il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla sezione giurisdizionale e due alla sezione consultiva. Il nucleo della concretezza. La legge 56 del 2019 ha istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa, denominato appunto nucleo della concretezza. Tale nuovo organismo ha sostanzialmente funzioni di controllo dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e specificamente assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel piano triennale. Il piano cosa contiene? Contiene le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento. Il piano contiene altresì le azioni dirette ad implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni con l'indicazione dei tempi per la realizzazione delle azioni correttive e contiene altresì il piano l'indicazione delle modalità di svolgimento appunto delle attività del nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti locali. A tal fine il nucleo, in collaborazione con l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità
di organizzazione e di gestione dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano, quindi devono realizzare le misure correttive entro i tempi definiti dal nucleo. Di ogni sopralluogo e visita è redatto un processo verbale sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e del termine entro il quale le stesse devono essere attuate. L'amministrazione nei 3 giorni successivi può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al nucleo della concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro 15 giorni dall'attuazione medesima. L'inosservanza del termine assegnato per l'attuazione delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette una relazione sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite con l'evidenziazione dei casi di mancato adeguamento al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Ministro dell'Interno e alla Corte dei Conti. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione trasmette tale relazione alle Camere ai fini del deferimento alle competenti commissioni parlamentari. Il prefetto, inoltre, può segnalare al nucleo della concretezza eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento. Per quanto concerne la prevenzione all'assenteismo, c'è da evidenziare che la legge 56 del 2019, appunto ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche, con le dovute esclusioni però previste per legge, devono introdurre nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e della dotazione del fondo previsto, di cosa? Di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica in uso nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dalla normativa dell'Unione Europea.